Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di home computer, la lotta tra Commodore contro Apple. Discuterò una lunga retrospettiva cervellotica tra Commodore contro Apple, dall'epoca di computer ad 8 bit, dal 1982, sino alla data del fallimento della Commodore nel 1994. Durante tutto questo lungo periodo, la lira degli italiani era svalutata e cronicamente incapace ad acquistare tecnologia, composta prevalentemente da brevetti e dalla ricaduta delle missioni Apollo sulla Luna, con enormi riflessi nel mercato dell'elettronica di consumo. È indubbio che per chi c'era in quel tempo e per chi non c'era, è giusto dirlo, i computer Commodore, specie quelli entry level per il segmento home computing, siano sempre stati apparentemente più a buon mercato dei computer entry level della Apple. Ho detto apparentemente perché se si comprava un registratore a cassetta piuttosto che un disk drive Commodore, certo, si risparmiava, ma rapidità e produttività personali mutavano dal giorno alla notte usando una periferica d'accesso sequenziale come il registratore a cassetta piuttosto che un disk drive, che è appunto una periferica d'accesso casuale. I disk drive Commodore inoltre sono sempre stati molto inaffidabili, molto lenti, perdevano l'allineamento della tastiera, della testina, ed erano lentissimi, a differenza dell'hardware Apple II, che obiettivamente era varie spanne sopra l'hardware offerto da Commodore per quanto riguarda i disk drive. Tuttavia, considerando un acquisto completo, quindi computer, monitor, stampante e disk drive, ecco, il prezzo di un computer Apple IVA, inclusa all'epoca del 18%, si può dire che nel 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, ecco, l'intera spesa non era poi molto diversa se uno comprava Apple o se comprava Commodore. Nell'era dei computer ad 8 bit, nel 1984, 1985, 1986, il cavallo da battaglia più importante di Commodore è sempre stato il Commodore 64. 64K di RAM era la dimensione minima essenziale per utilizzare in modo proficuo il computer. Il Commodore 64 aveva un proprio integrato software come word processor, database e spreadsheet, che però non brillava per efficacia rispetto all'integrato software per Apple II, Apple Works, che aveva una qualità pari a quelle delle soluzioni per ufficio. Non a caso Apple Works era un prodotto software venduto sia a scuole che a piccole aziende. Tuttavia, anche il Commodore 64 poteva in parte offrire soluzioni di produttività personale per le piccole ricerche di scuola, anche se obiettivamente il software era molto inferiore e scadente rispetto a quello degli Apple II. Quindi Apple II Plus, Apple IIe ed Apple IIc, come Commodore 64, avevano un interprete BASIC ed un assemblatore in ROM, ma non gestivano nativamente il Pascal. Tutte le macchine del 1987 furono poste fuori mercato dal Ministero dell'Istruzione Pubblica con l'introduzione del Pascal nelle scuole. Gli Apple II gestivano il Pascal solo con una costosa scheda di espansione, l'Apple Pascal, oppure potevano far girare in modo farraginoso e pesante il linguaggio Pascal UCSD per Apple II, risultando però, ahimè, spesso ingestibile per carenza di RAM, mentre il Commodore 64 era totalmente incapace di offrire un linguaggio Pascal ai propri utenti. In questa prima fase possiamo tirare le fila. Se un utente voleva solo giocare al computer, ecco, se uno voleva solo giocare, la soluzione più economica era comprare un Commodore 64.
con disk drive, meglio ancora con un registratore, risparmiando. Se un utente voleva giocare ma usare il computer anche per le ricerche di scuola, ecco, allora serviva un drive, una stampante e preferibilmente un monitor a colori oppure a fosfori verdi se si voleva risparmiare qualcosa. La differenza di spesa tra periferiche Apple e Commodore era nel complesso, comprando tutto lo stesso hardware, marginale, ma la differenza in termini di produttività personale usando i sistemi Apple era smisurata rispetto all'utilizzo solo del Commodore 64. Nel 1987 le cose cambiarono drasticamente, come dal giorno alla notte. Dal 1987 il migliore sistema home computing sul mercato era obiettivamente un Amiga 500. Costava meno di un Amiga 1000, costava meno di un Apple IIgs, ma Amiga 500 aveva lo stesso microprocessore 68000 dell'Amiga 1000, aveva il doppio di RAM dell'Amiga 1000, aveva un sistema operativo a finestre con eccellenti software di produttività personale come Word Processor, Spreadsheet, Database integrati, nonché la possibilità di far girare molti linguaggi compilati dal Basic al Pascal ed ottimi programmi di musica e grafica e tantissimi giochi multimediali. La scelta migliore dal 1987 per un piccolo, un giovane consumatore era scegliere un Amiga 500, un monitor Commodore, una stampante Commodore, a cui aggiungere l'anno successivo un secondo disk drive esterno ed un'espansione di memoria per portare la macchina e l'Amiga 500 a 2 MB di RAM massimi, con cui vivere felice per tantissimi anni. Nel 1990 il primo Macintosh entry level fu il Macintosh Classic. Prima di questa data praticamente c'erano solo gli Apple II, quindi con l'Apple IIgs, che ebbe però a subire la concorrenza di Amiga 500, che era obiettivamente superiore e molto più economico. Quindi nel 1990 la Apple provò, a livello di marketing, a presidiare meglio il comparto dell'home computing e propose appunto il Macintosh Classic, che di fatto era un hardware identico al Macintosh Plus, per chi se lo ricorda, del 1984. Ma il Macintosh Classic aveva il doppio della RAM 2 MB ed un disco fisso interno scasi da 40 MB, microprocessore 68000 da 7 MHz. E quindi questo è quanto. Le capacità multimediali e grafiche del Macintosh Classic erano obiettivamente primordiali se comparati con l'Amiga 500 del 1987, oppure ancor di più con l'Amiga 1000 del 1986. Commodore Amiga obiettivamente avevano molto più di 3 anni di vantaggio tecnologico sui Macintosh della Apple. Tirando le fila, sia dal punto di vista del prezzo, quanto delle prestazioni, quanto della produttività personale, obiettivamente, dal 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, la scelta migliore per un potenziale acquirente di computer sarebbe stato un Commodore Amiga 500, dato che gradualmente il mercato iniziò ad offrire hardware a prezzi calanti rispetto ai prezzi del 1987. Nel 1992 e nel 1993 la Commodore incominciò ad andare in crisi economica a causa di scelte commerciali errate e scarsa qualità nella componentistica elettronica. La Commodore propose un rinnovo della linea entry level, che a mio avviso fu inadeguato, tanto che le vendite di Amiga 1200 ed Amiga 600 non salvarono la Commodore da una crescente crisi finanziaria che poi deflagrò in un fallimento nei primi del 1993. Nel 1992 Commodore propose appunto l'Amiga 1200. Cos'era l'Amiga 1200 nel 1992? Era un Amiga 500, però con una CPU 68020 da 14 MHz al posto del 68000. L'Amiga 1200 aveva il doppio della memoria dell'Amiga 500, 2 MB di RAM. Il case era leggermente cambiato nel design, ma l'Amiga 1200 era sempre una macchina chiusa con alimentatore esterno, senza disco fisso e con un solo slot per la RAM, e molto, quindi come filosofia, molto simile all'Amiga 500. Commodore ignorava quello che Apple stava facendo con Macintosh Classic, che di fatto era un Mac SE 30.
sottopotenziato nella RAM. C'era poi l'inadeguato Amiga 600, che come hardware era solo un ormai povero Amiga 500 del 1987, con un 68.000 a soli 7 MHz saldato sulla motherboard. L'Amiga 600 non aveva spazio per FPU, non c'era il supporto per un disco fisso interno, fu aggiunto in modo sciatto e stupido il supporto in ROM e il software nel sistema operativo per la gestione del disco fisso, che rimase sempre opzionale, e tutto questo qui, il supporto software ed hardware, fu aggiunto in modo tardivo. Contemporaneamente l'Apple nel 1992 proponeva come fascia entry level due computer: il vecchio Macintosh Classic del 1990, che era il Macintosh Plus 1984, ma con 2 MB di RAM e disco fisso da 40 MB oppure 80, oppure proponeva il Macintosh Classic 2, che de facto era identico come piattaforma al potentissimo Mac SE 30, con un 68030 da 16 MHz, 2 MB di RAM espandibile con SIM da 30 nanosecondi ed una coatta limitazione appunto nella RAM a solo 10 MB, questo per non far sfigurare il Macintosh SE 30. C'era poi un disco fisso interno da 40 ad 80 MB ed una motherboard con un vano vuoto per una FFPU. Le capacità grafiche multimediali del Mac Classic e del Mac Classic 2 nel 1992 erano obiettivamente scarse in raffronto a tutti gli Amiga, mentre come applicativi di produttività personale, da ufficio e desktop publishing e capacità di calcolo, il Mac Classic 2 era sicuramente superiore ad Amiga 600 ed Amiga 1200. Nel 1993 Apple mantenne i due precedenti modelli, quindi il Macintosh Classic e Macintosh Classic 2, ed aggiunse il Mac Color Classic. Anche questo era di fatto identico al Mac SE 30, salvo avere un bel monitor Sony Triniton a colori da 10 pollici, il solito brutto limite nella ROM a 10 MB, espandibile solo a 10 MB per non far sfigurare il Mac SE 30. Inoltre nel Macintosh Color Classic era stato aggiunto un piccolo amplificatore stereo frontale ed un piccolo microfono frontale per campionare voci e suoni. Ora, le capacità multimediali del Color Classic non erano pari agli Amiga 600 e 1200, ma il Color Classic era decisamente meglio del Mac Classic 2 ed entrambi, come potenza di calcolo, mangiavano la pappa in capo agli Amiga 600 e 1200 con il loro 68030, mentre gli Amiga 600 aveva un 68000 e l'Amiga 1200 aveva un 68020 a 14 MHz contro il 68030 a 16 MHz di entrambi i Macintosh. I primi del 1994 la Commodore fallì e chiuse i battenti, lasciando tutti i propri clienti ed appassionati con il culo per terra, mentre Apple propose forti sconti per studenti, scuole ed università su tutte le macchine entry level: il Macintosh Classic, il Macintosh Classic 2, il Macintosh Color Classic, ed in parte furono espansi sconti anche sul Macintosh LC1 ed LC2. Questo è più o meno tutto, un saluto, ciao, alla prossima.